Ciao a tutti, questo è In Viaggio col Tubo. Siamo a 4 ore più o meno da Perth per farvi vedere la roccia a forma di onda. Infatti non c'è niente di più tipico australiano del surf e di Uluru Highest Rock. Questa qui le unisce tutte e due. Una roccia a forma di onda, wow! Troppo semplice, quindi non fate surf, non andate a vedere Uluru, venite qua. Ok, no, scherzavo. Comunque, no, volevo dire qualcosa di intelligente. Attenzione. Non facciamoci male, può essere pericoloso. No, da qui dal parcheggio per arrivare a Wave Rock ci vogliono veramente tipo 2 minuti di camminata, è stravicino. Volendo si può salire su, adesso noi andremo a vedere un po' com'è il panorama. Ci sono altri posti da vedere qui nella zona, ovviamente, ovvero lo Hippo's Yawn, che sarebbe tipo lo sbadiglio dell'ippopotamo. Andremo a vedere anche questo. 2 minuti, lasciateci il tempo un attimo. E poi altre cose che però sono un pochino più lontane, quindi prenderemo la macchina, eccetera. Brutta sorpresa arrivati qua, infatti bisogna pagare $10 per stare, per parcheggiare la per macchina. Per parcheggiare la macchina. E vedere questa roccia scavata dagli agenti atmosferici, alta 15 metri, e surfare un po', così. Surfare un po'. Eccoci qua, siamo su sulla cima di Wave Rock, si vede giù là più o meno, e quando pensi, ok, Launceston, c'era la piscina di fianco al lago naturale, dici vabbè che pessimo gusto, invece capisci che il pessimo gusto dell'uomo può andare anche oltre, facendo questo schifo di barriera per non cadere. Che sì, va bene la sicurezza, ma poteva essere fatto qualcosa di un ciccio più carino? Anche perché è inutile, nel senso che se io sono scemo e posso, cioè, guardate, quanto ci metto a scavalcare? 3 secondi. Vabbè, quindi, ma in realtà non è il problema di scavalcare, il problema è che va bene anche a questa altezza, perché così se scivoli, sbatti sì, contro lì, non vai giù. E va bene, però è anche brutto, cioè, ma fa proprio non è schifo. Anche brutto, fa proprio, è orribile. Vabbè. Tra l'altro non servono neanche a niente a quanto pare, perché se ci sbatti contro loro cadono giù con te. Quindi ti fai ancora più male perché ti cadono addosso. Si può appunto camminare sopra tutta questa roccia e scendere giù dall'altra parte. È quello che faremo. Prima di scendere però fate un salto fino su in cima, perché ci sono queste rocce di forma un po' particolare. Sì. E sono carine. Se siete arrivati fino a qui fate altri 10 passi. Eccoci qui, siamo proprio sotto l'Hippo's Yawn, lo sbadiglio dell'ippopotamo. E vabbè, allora dal car park la camminata è lunga, difficile, vi consigliamo di venire preparati. E vabbè, come vedete, cioè, è assolutamente vero che sembra la bocca di un ippopotamo, cioè è assurdo. Oltre ovviamente la parte che sembra il muso e il dentro della bocca, cioè addirittura la gola là in fondo, è assurdo. Fighissimo. E praticamente cosa sono queste formazioni che abbiamo visto sopra anche Wave Rock? Si chiamano? Tafoni. E praticamente a quanto pare sono queste rocce scavate da sotto, dall'acqua, dal vento, e in questo caso si pensa dal sale che viene dai laghi salati della zona. Esatto. Quindi che sale che erode la pietra. Che erode tutto, sì, la roccia. Boh. Oh. Ah, che altro? Niente, fighissimo. È bellissimo. Mi mancano i denti. Sì, davvero. Potrebbero farli tipo finti, tanto hanno fatto quella schifezza là di là, potrebbero mettere in qualche sporcheria anche di qua. Comunque, adesso ce ne andiamo da questa zona, andiamo a nord 16 km mi pare, per andare a vedere altre cose. Allora, eccoci qui, siamo arrivati a Mulca's Cave The Humps. Praticamente si possono fare 2 camminate, una proprio sul The Humps, che è questo ammasso di granito, e una invece intorno. Noi adesso andremo fino alla caverna Mulca. Alla caverna di Mulca, perché è Mulcas. Sì, e poi decideremo cosa fare. Vedremo. Tra l'altro non ve l'abbiamo detto, ma se siete in questa zona, proprio sulla West Coast più o meno, da luglio a ottobre è il periodo della fioritura dei fiori selvatici. La cosa è molto bella, noi adesso siamo a fine ottobre, quindi praticamente ne rimangono veramente pochi, ma sia al Wave Rock che qui ci sono queste cose che sembrano camomille. Sì, camomille tutte gialle.
E boh, è una cosa molto carina, insomma. Siamo all'ingresso della Mulca's Cave. Praticamente si passa proprio sotto quell'archetto. E adesso vediamo se all'interno riusciamo a farvi vedere qualcosa, perché ovviamente sarà buissimo. Altrimenti facciamo solo alcune foto e vi spieghiamo cos'è. Questa caverna è il più importante sito di arte rupestre in tutto il sud-west Australia. Infatti in questa zona ci sono altri siti di arte, ma sono più piccoli e contengono all'incirca 20 pitture. Invece in questa caverna ne sono state trovate più di 450. Sì. Sono per la maggior parte impronte di mani, fatte proprio come le facevano i bambini a scuola. Si fanno il contorno con la polverina. Non sappiamo noi in realtà con cosa, con vabbè, le tinture che si trovano in giro naturale, ovviamente. Tutta questa storia praticamente risale alla leggenda di Mulca, appunto, che è questo ragazzo nato da un'unione non approvata, nel senso che contro la legge aborigena. Praticamente questo ragazzo è nato con gli occhi storti, quindi non poteva cacciare e si è rifugiato qui per la depressione, e per mangiare rapiva i bambini e li mangiava. E dopo un po' la madre è venuta a sgridarlo perché lui l'ha ammazzata, e poi è scappato. L'hanno inseguito, l'hanno ammazzato, insomma, dopo. Praticamente si pensa che le mani siano sia sue, quelle più in alto, perché solo lui poteva arrivarci, infatti era molto molto alto come uomo, e quelle più in basso, insomma, un po' sue, un po' di bambini, un po' di non si sa bene chi, insomma. In realtà ci sono tante ragioni per cui le persone avrebbero potuto imprimere le loro impronte in questa caverna. La ragione più probabile è che fossero come delle firme di chi aveva dei diritti su quest'area. Comunque, appunto, è molto bello perché oltre a venire a vedere Wave Rock e questo sito, sulla strada per venire qui ci sono delle altre cose da vedere. Noi abbiamo fatto una strada per venire, faremo un'altra strada per tornare. Per venire siamo passati da... Vatte la pesca, come si chiama quella cittadina? Corrigin, perché? Corrigin è una città particolare, nel senso che qui è stato vinto il Guinness World Record per il maggior numero di cani in the Ute, nell'Ute. Dog in a Ute, esatto. No. Dog in a Ute, che tra l'altro è una cosa proprio stra-australiana. Nel senso che viaggiano così i cani, non c'è un altro modo in cui un cane possa viaggiare. Dietro, legati dietro, nei pick up, nelle Ute, e vanno. I sedili non si usano per i cani, a quanto pare. Comunque il Guinness World Record è stato vinto nel 2002 con 1527 cani. Negli Ute. Nelle Ute. Hanno fatto tipo una coda di macchine di Ute con sopra i cani. Dopo Corrigin siamo andati dritti su quella strada fino a Condinin. Vabbè, e lì non c'era niente. Lì abbiamo girato a sud verso Coolin, perché lì c'era... Cioè, questa cosa è una città anche quella normalissima. Fanno delle corse di cavalli, e per celebrare questa cosa ci sono delle statue, chiamiamole così, sì, sculture in, diciamo, latta di cavalli. Teen Horse. Infatti, sono tutti sulla Teen Horse Highway. Esatto. Poi da lì siamo saliti per Hayden, appunto Wave Rock. Da Wave Rock abbiamo preso la strada per Narembin. Però abbiamo fatto non la strada asfaltata, ma quella sterrata, secondo il navigatore. E vi consigliamo di farla, perché lì abbiamo visto... Come si chiamano quegli animali? Sono lucertole con la lingua blu, che vi fanno la linguaccia quando vi le spaventate. Poi abbiamo proseguito da Narembin a Bruce Rock. E da Bruce Rock a questa città, praticamente 11 km prima di questa città, che si chiama Quairanding. Abbiamo visto il lago rosa, che però non era rosa. No, proprio no, per niente, ma zero. Non sappiamo bene perché, ma è sbagliato, non era rosa. Guarda le bellissime sfumature del lago rosa. E non lo era, vi facciamo vedere l'immagine. Sono bellissime sfumature blu in questo lago rosa. Ecco, doveva essere così. Quindi niente, questa qua è la fine. Da qui andremo a York, faremo il pieno di benzina perché l'abbiamo finita. E torneremo York aperto. Il video di Wave Rock finisce qui. Grazie per aver guardato, speriamo vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un commento e un mi piace. E ci vediamo al prossimo video dall'Australia, che probabilmente sarà l'ultimo.